Loredana Lecciso confessa. Ecco cosa penso di Romina Power. Ormai da decenni si continua a discutere del triangolo formato da Loredana Lecciso, Albano e Romina Power. Sin dai tempi in cui Albano si innamorò della Lecciso, alcuni haters non hanno perso occasione per attaccare la nuova compagna del cantante. Albano, nel frattempo, ha cercato in tutti questi anni di tenere unita il più possibile questa sua famiglia allargata. Le cose non sono state semplici, ma va detto che la famiglia Carrisi oggi è unita dall'affetto reciproco. Non si sa bene però quali siano i rapporti tra le due donne di casa, ovvero Loredana Lecciso e Romina Power. In questi anni si è spesso parlato di una guerra fredda e silenziosa tra le due, ma non vi è mai stata conferma di questo da parte delle dirette interessate. Ora però, a distanza di tanto tempo, Loredana Lecciso ha deciso di sbottonarsi sulla questione e sul settimanale Nuovo TV ha parlato del suo rapporto con Romina. Ha usato poche parole, ma che fanno ben capire come stiano le cose tra lei e l'ex moglie di Albano. Ebbene, tra le due donne di certo non c'è amicizia, e lo si è intuito da queste parole della Lecciso. La verità sui rapporti con Romina? La verità viene fuori, nel bene e nel male. È questione di tempo, e io sono paziente. Insomma, pare che gli appelli pubblici fatti da Albano alle due donne, affinché raggiungessero una sorta di equilibrio, siano stati vani. Quale segreto? E quale verità dovranno venire fuori? In attesa di scoprirlo, Loredana è tornata a parlare del suo rapporto con Albano. Stando alle sue parole, tra i due tutto procede benissimo. Ha poi svelato che tornerebbe in TV solo ad una condizione: che con lei ci sia la figlia Yasmin. Dunque, se le proponessero un programma in coppia con la figlia, la Lecciso accetterebbe di buon grado. Ed anche Albano ne sarebbe contento. Parola di Loredana Lecciso. Arrivata alla soglia dei 50 anni, la Lecciso non può che fare un bilancio positivo della sua vita sino a questo momento. Ora ha raggiunto la serenità e spera che questa duri nel tempo. Già il fatto di non avere problemi è per lei motivo di gioia. Se dovesse chiedere qualcosa, allora chiederebbe la forza per affrontare gli anni che verranno. Al momento è proiettata verso i suoi figli e vorrebbe vedere Yasmin e Bido laureati. Per la primogenita Brigitta, avuta da una precedente relazione, si augura che la ragazza presto metta su famiglia. Ed è notizia di questi ultimi giorni che la ragazza si sposerà in autunno con il compagno Jan. Loredana non vede l'ora di diventare nonna e chissà che Brigitta presto non esaudisca questo desiderio della mamma. Cosa ne pensate delle dichiarazioni di Loredana? Poteva sbottonarsi un po' di più su Romina? A voi i commenti. Metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti.